WhatsApp, YouTube, qui è Giuseppe Conte che parla di Makers at Work, il primo canale del movimento Maker in Italia, e oggi vi mostrerò come dare vita a un vecchio coltello da cucina con degli scarti di lavorazione. Ma prima, amici, vi volevo chiedere scusa. Perché vi volevo chiedere scusa? Per la mia assenza dai social. Praticamente vi ho sempre avvisato, però questa volta era talmente stanco, mi sono dovuto fare una cura detox per quanto riguarda i social. Lo sapete come mi è successo praticamente? Quando per esempio tornate da una giornata di lavoro, cenate, siete stanchissimi e crollate sul divano come una pera morta, così mi è capitato a me. Però nel caso dei social ho dovuto staccare. Perché? Perché da, posso dirvi, da agosto non prendevo una pausa, e soprattutto tra novembre, tipo il format che avevamo fatto quasi giornaliero della parete attrezzata, fino a qualche settimana fa non mi sono fermato di un secondo. Aggiungeteci il lavoro dell'Academy, aggiungeteci la nascita di mio figlio a luglio, quindi capirete che la stanchezza era arrivata alle stelle, e quindi mi sono dovuto, come faccio sempre, stacco tutto. Però stavolta vi volevo chiedere scusa perché non vi ho avvisato. E infatti, amici, in questo video vedremo la rinascita di un vecchissimo coltello da cucina di mia madre che voleva buttare. Vi farò vedere in che stato era, e veramente gli ho dato una nuova vita, e non me l'aspettavo un risultato così eccezionale. Quindi andiamo che ve lo mostro. Get up, stretch my legs. E quindi, amici, bando alle ciance, ciance alle bande, possiamo iniziare. Questo è un classico coltello da cucina. Praticamente mia madre lo utilizzava da tanti anni, secondo me da quando ero bambino. Non è di buona qualità, però diciamo c'era affezionata. E come potete vedere è molto molto malandato. Quindi andremo a togliere la plastica. Devo pigliare una tenaglia per spezzare questa vite. Quindi andremo a rifare il manico, praticamente con del legno di noce americano. In futuro vedremo un utilizzo massivo del legno massello, amici, visto che ho la strumentazione adesso per poter lavorare. E la mia idea iniziale era rifare solo il manico, ma pensando, avendo pure questo scarto che mi è avanzato, famoso progetto molto complesso che vedremo nelle prossime settimane, voglio creare anche la custodia, così spacca. Quindi che cosa faremo? Toglieremo la custodia, toglieremo il manico di plastica, riforerò per poter mettere un tondino in acciaio inox. Avrei preferito un tondino in ottone, ma purtroppo non ce l'ho, e quindi andremo a creare il manico con la custodia. Il legno me lo permette, quindi la prima cosa da fare è prendere la misura dello spessore del manico completo e successivamente pulire l'acciaio e forare sia l'acciaio che poi successivamente i pezzi di legno. Dai, andiamo. Vado a mettere un po' di scotch per proteggere la lama, per non tagliarmi. Thomas loses the ball, a chance to win. Ulis! Per poter creare i fori abbiamo bisogno di una punta da 8. E voi mi direte perché da 8? Perché ho questo tondino, credo che sia acciaio inox 1810. Quindi voglio andare ad applicare e fermare la lama su dei pezzi di scarto per poter forare, perché la punta sicuramente avrà difficoltà. Quindi io metto e blocco la lama e vado a forare questo, e poi andrò sempre a cambiare le viti all'occorrenza, così avrò una sorta di morsetto e posso prendere la lama così. E non solo, andrò anche a mettermi i guanti. La punta economica ha fallito, amici. Vediamo quella professionale. Questo è acciaio temprato, molto probabilmente è duro da bucare. Vedremo un po', una punta di buona qualità. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Yum, yum, yum.
Let's go. Con non poca difficoltà sono riuscito a creare i fori da 8 mm. Essendo un acciaio temprato, le punte classiche non vanno bene. Io avevo una punta di top quality da 8 per fortuna, ma secondo me si è rovinata. Adesso con un po' di sgrassante pulisco la lama e così siamo pronti per iniziare la lavorazione del legno. Lo lascio agire per qualche minuto e poi lo andremo a pulire. Summertime, go for a swim. Wintertime, go grab a sled. Spring, I might need an umbrella. Ecco qui, amici, il supporto della lama è pulito. Adesso andremo a tagliare il noce. Praticamente io avevo preso la misura del manico, quello precedente, il vecchio manico, era più o meno largo 17-18 mm, quindi adesso andremo a sfilare questo pezzo di noce a 20 mm. Lo sfilerò tutto, così potrò avere anche un pezzo di riserva. What you want from me? What you want from me? Tell me what it is, don't tell me what it ain't. They try to throw salt, it just made the pressure raise. Going through a phase, gotta get myself out it. Don't talk about it, boy, they said you gotta be about it. So I be trying to face the... Da questo pezzo dobbiamo ricavare sia il manico che il fodero e la custodia. Ho ripreso il manico vecchio perché l'hai buttato. Tagliamo lo scotch. Ecco qui la sagoma. Vorrei ricreare lo stesso taglio che ha il manico. Ok, quindi posso andare a fare questo taglio, così avrò sempre i due pezzi che combaceranno. Quindi adesso andiamo al banco sega e andiamo a tagliarlo con estrema precisione. Una semplice slitta con dei pressori. Hey, come and show me why you wanna be a rider. And I'm feeling high, I can't deny it. She a badge on name, I. Adesso devo andare a rispaccare le tavolette. Ho fatto il segno. È meglio che l'allunghiamo un po'. Ecco qui. E la freccia mi indicherà sempre la parte della lama. Quando devo spaccare una tavoletta con estrema precisione, o a meglio, il più preciso possibile, segno con una portamina e la squadretta il perfetto centro, insomma, della tavoletta e lo vado a marcare sui denti della lama. Perfetto. Posso andare a tagliare, mi lascio sempre il segno esterno. Tell me what it is. What you want from me? What you want from me? Tell me what it is, don't tell me what it ain't. They try to throw salt, it just made the pressure raise. Going through a phase, gotta get myself out it. Don't talk about it, boy, they said you gotta be a... Adesso posso andare a segnare più o meno dove sarà il manico. Però prima di andare alla sega a nastro e tagliare il manico, diciamo così, voglio andare a creare i fori. Quindi con del nastro biadesivo I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Vado a forare delicatamente. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First with the beamer, now I want the bands. Spending all the back like here I go again. Posso andare alla sega a nastro a creare il manico. Mi terrò qualche millimetro più largo. Ecco qui, adesso vado a tagliare il tondino in base alla lunghezza e poi andremo a incollare.
i tondini 2 centimetri. I been winning, I'm like, why me? I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo. I style me. I roll G's and they grind me. Voglio andare a pulire un poco i tontini appena tagliati. Vado a creare un piccolo smusso e pulisco. Faccio la stessa cosa. Guardate che differenza. Ok, allora siamo pronti, amici. I pezzi con l'epossidica, i tondini, martello, strettoi, siamo pronti. Adesso voglio passare il manico sulla levigatrice per pulire almeno tutti i residui di colla. Molto bene, non levigo anche gli spigoli e quindi porto a misura, diciamo così, e smussare, perché andiamo a preparare il fodero e quindi la custodia. Adesso devo fare uno scavo da entrambe le parti, solo che abbiamo un problemino: la lama è uno spessore di 1 millimetro. Come faccio a settare la fresa per poter scavare nel legno? Utilizzando un set di blocchetti Johnson. Questo set è utilizzato in meccanica di precisione e di solito questi set costano un occhio della testa, perché veramente sono in acciaio temprato, eccetera. Praticamente sono degli spessori che si utilizzano partendo dai decimi fino ad arrivare, questo è 8 centimetri. Questo mi è stato regalato da un mio amico che mi aveva fatto questo regalo e proviene dall'Unione Sovietica, ex URSS, madre patria Russia. Ecco qui, come potete vedere. Per settare la fresa, quindi, come faccio? Prendo lo spessore da 5 decimi, eccolo qui, e quindi prendo lo spessore e ho settato la fresa a 5 decimi. Incredibile. E pensate, amici, che un set del genere può arrivare a costare a 300-500, passa pure le migliaia d'euro, quindi madre patria Russia. Adesso posso incollare. Utilizzerò la colla istantanea per legno, così mi si asciuga presto. Ecco qui. Adesso andiamo alla sega a nastro a tagliare. Mi tengo un poco più largo, però. Ecco qui, questa è la precisione della lama e qui andiamo a allargare e poi cerchiamo di riportarlo qui. Pretty Caroline.
con una classica presa a stondare vado a smussare tutti gli angoli. Carta 180. E ora arriviamo alla finitura. Logicamente il noce americano, la morte sua è l'olio. Ho abdicato nel tempo l'olio di lino e l'olio di tung perché mi ci vuole molto molto tempo per farlo asciugare, per farli asciugare. Invece l'olio danese, essendo un composto realizzato in laboratorio, quindi è una vera e propria vernice e finitura, quindi preferisco passare l'olio danese solamente perché asciuga. La prima asciugatura in 24 ore è pronta. Ecco qua, metto abbondante, tanto dopo toglierò gli eccessi. Cioè, guardate qua che bellissima finitura. Logicamente gli darò più di una mano entro ogni 24 ore. Ecco qui. Ed eccomi amici, fatemi vedere, si vede, il coltello è venuto una bomba e chi se l'aspettava? L'ho fatto affilare da una filalama che ho qui a 30 metri da casa mia e quindi gli ha dato una nuova vita e mi aveva preso pure in giro dicendo adesso è un coltello ben affilato, perché visto che non ho i mezzi per affilare soprattutto una lama temprata, quindi sono contentissimo del risultato e questo coltello avrà una nuova vita di altri 30 anni. Il manico è venuto una bomba con scarti di noce americano, cioè non me l'aspettavo un risultato del genere. E infatti amici, mia mamma e mia moglie Valentina, quando gli ho mostrato il risultato finale, mi dicevano ma questo è un altro coltello, veramente è venuto una bomba. Quindi amici, con 0 euro di spese, anzi 3 euro l'affilalama, praticamente il ragazzo che affila la lama si è preso 3 euro per dare anche una pulita alla lama, quindi con scarti di lavorazione ho ottenuto un grosso grosso risultato. E non solo, il legno che ho utilizzato è noce americano, perché sto facendo sempre quel progetto complesso, l'ho portato a termine, lo vedremo nelle prossime settimane e sfido chiunque di voi, vi lancio questa sfida, che quel progetto che vi presenterò, se non si attesterà nella top 5 del top of top dei top dei progetti del canale, sfido a chiunque di voi a dirmi il contrario, che il prossimo progetto che vi presenterò le prossime settimane sarà il top, entrerà nella top 5. E non solo amici, la settimana prossima molto probabilmente partirò e andrò da Matteo tipo una settimana per realizzare un super mega grosso progetto che vedremo sempre sul canale e per gestire un poco pure la società, insomma l'Academy, quindi io non mi voglio più dilungare. Spero che il video vi piaccia, mettete un bel mi piace e ci vediamo venerdì prossimo molto probabilmente appunto dal laboratorio di Matteo. Che Dio vi benedica a tutti quanti, ciao.